discorso che ha fatto Claudio non ha nient'altro di cui aggiungere, perché è quello che è la decisione della società. Noi fino al 30 giugno manterremo il silenzio, e spesso il silenzio potrebbe essere più forte di tante grida, quando tante grida non vengono ascoltate, non vengono sentite. La San Benedettese è sempre un patrimonio della città. La San Benedettese non è un patrimonio solo quando serve per qualcosa. La San Benedettese deve essere un patrimonio sempre, e lo deve essere per tutti coloro che vivono a San Benedetto, ma nei paesi limitrofi, e che hanno a sorte le sorti di questo club. Quello che dice Claudio è importante, che l'amministrazione comunale è un segnale forte, che l'amministrazione comunale questa sera non sia presente, purché invitata fortemente, così come con forza abbiamo invitato voi tutti e con grande piacere, però non ce l'abbiamo qua vicino. E questo è il sentirsi solo, il grido che facevo spesso, che ho fatto spesso durante l'anno rivolgendomi ai giornalisti, e questo è un qualcosa che mi è rimasto nel cuore, di dispiacere, che non hanno mai creduto al nostro grido quando io ho sempre detto che qui ci stavano martirizzando. Quando andatevi a rivedere un discorso che forse probabilmente esulo un po' da questa sera, quando gli arbitri, andiamoci a rivedere tutte le partite della Samb e poi ditemi se per noi il bilancio delle decisioni arbitrali sia più o meno al 50%, come qualcuno sosteneva. E questo noi ci siamo sentiti soli, forse criticati, anche criticati. La critica è bella, la critica è forte, simpatica, istruttiva, nel momento in cui però porta un qualcosa di importante, che ti porta a ragionare. Così come ho accettato con piacere quando all'inizio ci si veniva detto, benché noi ne avessimo già preso in esame, quando ci si diceva qui ci manca un centrocampista, qui ci manca questo, qui lo vedevi, quella è la critica che piace, la critica che ti porta a ragionare, la critica che ti porta a cercare di fare meglio. Invece quando la critica è portata solo alla polemica, alla, non voglio dire maldicenza, perché mi auguro che non sia la malapena, mi auguro che non sia questo, e questo fa piacere. E questo di stasera, così come siamo stati durante l'anno, l'assenza dell'amministrazione vicino a noi, insomma, dà fastidio, dispiace. Io domenica a 54 anni sono uscito dallo stadio con le lacrime. Mio figlio è qui, l'altro figlio sta a casa, stava con me, e mia moglie, che non capisce niente di calcio, quando sono arrivato a casa, che ha visto una partita, due forse, non so ma quando l'ha vista, la prima volta, ma le è spiaciuto che sei dato. Perché? Perché era il sogno mio, il sogno di Claudio, quello di poter fare qualcosa di importante, soprattutto dopo aver conosciuto dei ragazzi importanti. Non sono qui, ma glielo ho detto sempre. Chi vive di calcio sa il gruppo, sa l'unione. Non potete immaginare come siano questi ragazzi, non lo possiamo immaginare. Veramente l'ho detto una volta a Granitico, questo è di più. E domenica, i vedere interrotto un sogno da, passatemi la parola ma lo dico col cuore, da un imbecille. Mi è dispiaciuto, ma da un lato affettivo, da un lato di tanti impegni che hanno messo, di, il cuore che hanno buttato. Beh, c'era il napolano, scusa. No, dopo che ci hanno messo sempre il cuore, hanno buttato il cuore per l'ostacolo, hanno fatto questo, vedessero, è un dispiacere, però come diceva Claudio, ripartiamo con l'entusiasmo, ripartiamo con la forza di voler fare. Le chiacchiere che si sentono, si vende, non si vende, cioè noi all'allargamento della base societaria, non è che l'abbiamo detto in questi giorni, l'allargamento della base societaria siamo detti da sempre, un anno che lo diciamo, è indispensabile un allargamento della parte e questo è un momento importante, sportivamente parlando, è un momento storico per San Benedetto, è un momento storico, ripeto, per poter far gettare veramente le basi su un progetto che possa riportare la Samb dove merita, la Samb dove mi piacerebbe pure a me, come presidente, lo dico con orgoglio, poter dire, ma senza vena polemica, per l'amore di Dio, ma con forza, i tifosi della Sammettese sono 300 miliardi volte meglio quelli dell'Ascoli. Non che Benigni lo dica di noi, no, io che devo dire che i nostri tifosi sono migliori.
E noi possiamo buttare le basi in questo momento per fare un qualcosa di importante, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, abbiamo bisogno in primis dell'amministrazione comunale, degli sponsor, degli imprenditori che magari hanno timore per entrare nella San Mettese perché dice ormai la cosa è netta e ridetta, hanno paura degli spoten, degli ultras che ti permenano, cioè, non esiste perché bisogna parlare chiaro, bisogna dire le cose come stanno. Noi l'anno scorso che cosa abbiamo detto e come le diremo quest'anno quando si riparte, il passo più lungo della gamba non si fa, si dice la verità, è inutile illudere, è inutile venire qua e dire vi porto al del Duca, vi porto qua, vi porto là, no, questo non serve a niente, se non prendi in giro la gente, dici la verità, io penso che sei apprezzato, poi i risultati ti danno ragione, però sei apprezzato perché non ti sei nascosto, hai detto quello che è. E questo momento che è San Benedetto è importante, in questo momento c'è tutto per ripartire con forza, c'è una società fatta da persone corrette, serie, oneste, con tanti sacrifici, c'è un gruppo di calciatori che farebbe piacere che voi qualche volta magari per andare negli spogliatoi vedete che tipi sono. Ma gli spogliatoi meglio, vabbè, brutti tutti quanti, adesso sono brutti, no? Però dico per vedere come sono uniti tutto questo, e vedete veramente su cui poggiano queste basi e di quello che noi stiamo dicendo. Io colgo l'occasione, poi magari se ne capita l'occasione dopo, cioè come dicevo Claudio, squadre faremo questo incontro con gli sponsor, come illustrava bene Maurizio. Io ragazzi, ve lo ridico, ormai mi avete sentito tante volte, al di là di qualche battuta, grazie. Io non vi posso dire altro che grazie a tutti. Parlo della squadra, grazie veramente. Ricordo che avete fatto. Delle emozioni e delle gioie che ci avete ridato, che secondo me erano dai tempi di Ballardini forse che non rivedevamo queste emozioni. Vedere persone che per strada mi hanno fermato, persone sì, che conoscono magari di nome perché sul giornale, ma che non conosco, e che ti stringono la mano e ti dicono grazie, ringrazio i ragazzi, cioè fa piacere. E questo è il merito vostro, non è il mio di Claudio, cioè noi siamo i meno attori di tutti in questo caso, il merito è vostro, comincio dal mister, il dottore, il preparatore, tutti, cioè per non dimenticare nessuno, tutti assolutamente. Quindi ve lo dico col cuore, ve lo dico con l'affetto, grazie, grazie, grazie. Il merito è di tutti, non sono io. Tengo a precisare una cosa, chiedo scusa innanzitutto per quello che ho fatto domenica, perché penso lo voleva. No, penso che sono. Ma ci fa, ci messo un attimo, ci fa. Al di là di quello che. Ma è un po' di giornata. No, esagerato, sicuramente non ha una bella immagine né di me né della San Mettese Calcio, quindi è stato un errore grandissimo, poi quest'anno l'ho fatto parecchio. Se dovessi rimanere qui come era quello della San Mettese, cercherei innanzitutto di migliorare in questa cosa. Bravo! No, va bene, esagerato. Poi volevo ringraziare i direttori che hanno lavorato con me, che quest'estate abbiamo lavorato sempre in stretto contatto per cercare di allestire una formazione all'altezza, ci abbiamo messo del tempo, però penso che alla fine questi ragazzi hanno dimostrato il proprio valore e hanno dimostrato attaccamento alla maglia. La cosa che mi ha dato più fastidio domenica, fastidio nel senso buono, nel senso che mi ha fatto male vedere molti giocatori, anzi forse diciamo quasi tutta la squadra piangere a fine partita. Questo è un segno grande di quello che volevamo fare in quest'annata e purtroppo non ci siamo riusciti. Però penso che devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto, perché riportare tutto questo entusiasmo in una città che, diciamo così, tra virgolette, non aveva da tempo riassaporato emozioni magari così forti, per loro deve essere stato un motivo di orgoglio e un motivo di grossa soddisfazione, perché questi ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di importante, al di là che i meriti possono essere di tutti, però io penso che
chi va in campo sono loro, e sono loro che hanno dato vita a questa esperienza bellissima. Poi voglio ringraziare chi ha lavorato con me, perché Gigi Voltattoni, il dottore Lattanzi, il massaggiatore, io quello che posso dire è che penso che in queste ultime partite sia stato lanciato da parte di tutti e soprattutto dalla città e dei tifosi un messaggio forte, un messaggio che questa città ha bisogno della Sanmettese per farsi notare, e quindi mi auguro che le parole del Presidente e del Vicepresidente possano essere raccolte e che si possa ripuntare soprattutto su questo gruppo di ragazzi e cercare di migliorarlo per magari un altro anno sperare di vincere il campionato, e perché no, magari pensare che il ripescaggio possa essere per noi già una, diciamo così, un trampolino di lancio per fare qualcosa di importante. Grazie a tutti e buonasera.